Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Listen, la rubrica dedicata alla musica e ai grandi album, grandi capolavori, famosi o meno famosi, che potete riscoprire e che voglio consigliarvi in modo che possiate ascoltarli anche in questo periodo. Quindi anche per questa settimana ho un grande album di cui vorrei parlarvi, del quale vi racconterò qualche dettaglio in modo che possiate conoscerlo per poi andarlo a riscoprire. Io sono Stefano e quindi direi di passare subito al consiglio musicale di questa settimana. Oggi vorrei parlarvi di Honey, un album uscito 2 anni fa pubblicato da Robin, artista non conosciuta dal grande pubblico in Italia ma di grandissimo talento. Lei è un'artista svedese ed è considerata tra i musicisti che hanno portato il pop contemporaneo a livelli di grandissima qualità e questo Honey ne è la conferma. Uscito a ben 8 anni di distanza da Body Talk, disco suddiviso in 3 capitoli differenti che hanno rappresentato 3 uscite discografiche distinte e che ha di fatto rappresentato l'avvicinamento definitivo alle atmosfere house e da club per l'artista, questo album può essere considerata l'evoluzione musicale di quel viaggio intrapreso allora. Concepito dopo un periodo difficile per Robin, Honey nasce dal concetto di perdita e distacco e nei testi affronta la fragilità del dolore e la voglia di rinascita. Il tutto avvolto da una musica sognante dove la house si sposa con groove e ritmi dal sapore anni 80 e 90, dove i sintetizzatori sono protagonisti e, come suggerisce il titolo Honey, l'ambiente sonoro è dolce e sensuale come il miele. E sensuale è proprio una delle parole chiave dell'album. La stessa artista dichiara infatti che la realizzazione dell'album le ha fatto riscoprire la sensualità. Robin afferma inoltre che durante le registrazioni spesso ha ballato al ritmo dei groove house e talvolta esotici e che l'album rappresenta il suo luogo sicuro. Honey è un album capace di trascinare l'ascoltatore in atmosfere estaticamente intriganti, di farlo ballare e ridestarlo, mantenendo però una forte profondità di linguaggio. Composto da 9 brani, tutti rigorosamente inseriti in scaletta seguendo l'ordine cronologico di un racconto, come fosse un diario, Honey ha ricevuto recensioni entusiasmanti dalla critica musicale e ha raggiunto la posizione numero 1 della classifica dedicata agli album dance ed elettronici negli Stati Uniti. Se non conoscete questo album e questa grande artista, vi consiglio assolutamente di riscoprirli. Nell'augurio di avervi fatto un grande consiglio musicale, anzi ne sono sicuro perché questo album e questa artista valgono veramente la pena, io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo consiglio musicale, un nuovo album da riscoprire, un grande classico musicale. Nel frattempo vi auguro buon ascolto. Ciao a tutti da Stefano.